Ginevra non si trova la tipica cucina che comunque sia rispecchia quella che è la città d'Ancona. Partiamo dalla tradizione, ma diamo un tocco comunque sia di raffinatezza e di eleganza. Quindi cerchiamo comunque sia di dare una diversità a quello che è il discorso ristorativo. E ad oggi sono affiancato in tutto quello del discorso della cucina da un ottimo staff composto da altre 7 persone oltre a me. E produciamo in albergo e al ristorante tutti i prodotti in casa, quindi dalla panificazione a quello che è il discorso delle paste, tutto quello che va a tavola. Per le colazioni facciamo prodotti di panificazione e pasticceria tutti interamente da noi. Per quanto riguarda il menù invece noi offriamo un cambio di menù ogni 2 mesi in maniera tale da garantire l'efficienza del cambio di stagione rispetto al pescato e rispetto comunque sia a quello che sono le carni e le verdure. Ho iniziato dalla scuola all'aeronautica, quindi tutt'altro che alla cucina. Dall'aeronautico sono passato all'alberghiero e quindi ho rispettato diciamo quelli che sono gli anni per il diploma. Dopodiché ho fatto un'esperienza in stage da Massimo Spigaroli a Parma, ad oggi vanta 1 stella Michelin, e dopodiché ho ricevuto questa offerta di contratto a rimanere da loro, e da lì è iniziata tutto quello che è il discorso della mia carriera lavorativa. Ho fatto uno stage di 6 mesi da Cracco. Sono ritornato a casa cercando di lavorare a fianco dei Cedroni e di altri chef, e poi mi sono soffermato per circa 3 anni e mezzo con lo chef Roberto Ferini. È l'ultima esperienza che per me è stata molto significativa, perché comunque ha colmato molte quelle che sono le mie lacune sulle carni, al Vespasia Norcia. E invece da 4 mesi che sono rientrato qui siamo al comando del Ginevra e quindi nella nuova scommessa d'Ancona. Per adesso siamo in prova rispetto a quello che è il nostro progetto, che è l'apertura della nuova sala ristorante che avverrà all'inizio della primavera nell'ultimo piano della albergo. Da lì cercheremo comunque sia di dare un carattere molto più forte, un'identità a quello che è Ginevra, a quello che è il ristorante. Quindi per adesso la prova dei menù serve proprio per strutturare una garanzia che poi ci sarà un domani.